Il prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, durante la cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro nella giornata del 1° maggio, si è soffermato sui recenti dati relativi alla disoccupazione giovanile. In Calabria, soprattutto mancanza di lavoro, ha detto il prefetto, in particolare per i giovani, con una disoccupazione al 57%, la più alta d'Europa. Va cambiato il modo di applicazione delle politiche che ci sono, perché questo sistema, come dimostrano anche inchieste giudiziarie, spesso diventa davvero perverso. La politica mette i soldi, ma poi questi vengono sfruttati per tutt'altro, con metodi che hanno molto della mafia. Spesso, ha aggiunto la Latella, nella nostra terra il metodo è quello della sopraffazione, dello sfruttamento, del precariato e della clientela. Non viene valutato il merito, ma la raccomandazione. Gli interventi per le politiche del lavoro sono tanti, ma sui territori si rivelano portatori di sfruttamento e di precarietà. Occorre invertire la tendenza e per farlo non basta l'impegno di magistratura e forze dell'ordine. Deve intervenire la società civile e questo al momento non si avverte. Il lavoro che non c'è, il lavoro nero, il lavoro irregolare, il lavoro precario. Questi sono i temi che, oltre la festa del lavoro, che è dedicata soprattutto a chi oggi riceve un'onorificenza e a chi per fortuna il lavoro ce l'ha. In Calabria abbiamo il 57% di disoccupazione giovanile ed è il tasso di disoccupazione giovanile più alto d'Europa. Cioè, all'interno dell'Unione Europea la Calabria è la prima regione per disoccupazione giovanile, quindi più delle aree depresse dell'est europeo. Quindi è un dato gravissimo, i nostri ragazzi non trovano lavoro e quando lo trovano è lavoro precario, è lavoro sprecato, è lavoro clientelare, e se ne è stato un circuito assolutamente negativo in cui c'è la clientela, le imprese che sono costrette talvolta per clientela a dare lavoro e così poi non hanno la capacità operativa, perché quando assumi troppo oltre quelli che sono la norma dei piani industriali, poi non puoi gestire l'azienda in modo efficiente.